Mia è l'ultimo lavoro di Lortex e proprio con noi qui in Collettivo Z ce l'abbiamo, collegamento Zoom, Lortex. Buon pomeriggio, ciao ragazzi. Ciao, buon pomeriggio a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone che ci stanno guardando, è veramente un piacere. Allora, come stai? Tutto bene? Come si sta a Torino in questo momento? Bene, allora io sto bene, a Torino siamo in zona rossa, okay, e è un attimino critica la situazione, però dal punto di vista musicale è un periodo super positivo, davvero, sono molto felice. Perché lo definisci un periodo super positivo? Cosa ti è successo di bello? Raccontacelo tu. Guarda, dopo l'uscita di Mia stiamo facendo veramente tante cose che non avevo mai fatto, ad esempio essere qui in diretta con voi a fare questa intervista, ci stiamo godendo ogni piccola cosa, ogni traguardo, sempre con la consapevolezza che siamo veramente all'inizio, certo, dell'inizio di tutto, però intanto ce la godiamo. Facciamo un passo indietro prima di parlare del tuo nuovo singolo che appunto si chiama Mia. Al 335 3010 25 con gli amici di Collettivo Z abbiamo parlato di assomigliate a quella persona, qualcuno ve l'ha mai detto? Adesso la domanda la rivolgiamo a te, però. Esatto, a chi somigli? Guarda, te l'hanno detto? Sicuramente mi hanno detto tantissime volte assomigli a persone appartenenti al mio nucleo familiare, quindi assomiglia a tuo padre, assomiglia a tuo zio. Personaggio, mi capita diverse volte che mi dicono assomiglia a Dybala, però non ho mai riscontrato questa cosa. È vero, ecco, c'avevo un tarlo da ieri sera, perché io poi sono super juventino. Tu di che sponda sei? Simpatizzo Juve, però non sono proprio un tifoso. Ah, vabbè, comunque Dybala è un bel complimento, un gran figo Dybala, Spacca, Dybala spacca, infatti sono contento. Sei contento di assomigliare a Dybala, ci mancherebbe. Purtroppo non riscontro la somiglianza, però. Vabbè, ma capire, guarda, abbiamo parlato di somiglianze, ne sono uscite certe cose che lasciamo stare, concentriamoci su di te, perché appunto hai cominciato, insomma, già da un po' di tempo, questa canzone Mia è appunto la tua ultima. Tra poco ti chiederemo anche un po' il tuo percorso, perché ogni artista ha la sua, diciamo, alla sua strada, c'è sempre un motivo per cui si comincia a fare musica, quindi pensaci, certo, bene. Sì, perché poi è curioso capire come a 10, 12, 15 anni si hanno già le idee così chiare, no? E poi arrivi a 21 anni che hai tanta roba addosso. Collettivo Z, Radio Z con voi fino alle 16.30 ci sarà Lortex. Ora ti avrei dato il mondo. Lortex, ti avrei dato il mondo su Radio Z, 16.07 minuti, abbiamo con noi Lortex fino alle 16.30, tra l'altro questo brano è uscito lo scorso 8 maggio, ma poi insomma tanto successo, per fortuna ma anche per tua bravura, anzi in particolare per tua bravura. Grazie mille. È seguito. Senti, una domanda, una curiosità, visto che sei così giovane, no? Hai solo 21 anni, ma quando e perché hai cominciato proprio a fare musica? Allora guarda, io ho iniziato a scrivere canzoni a 12 anni, a un certo punto proprio ho sentito il bisogno e la necessità di esprimermi. Caratterialmente sono sempre stato uno, soprattutto all'epoca, che tendeva a stare sulle sue, sempre un passo indietro rispetto agli altri, quindi di conseguenza non mi esponevo mai, difficilmente dicevo quello che provavo e mostravo chi ero. La musica mi ha dato questa possibilità, mi ha dato la possibilità di esprimermi e, come dico sempre, è come se mi avesse dato voce per la prima volta, no? Non ho mai avuto paura di esprimermi attraverso la musica, forse perché è l'unica a non giudicare. Musica e scrittura come valvola di sfogo, confermi che è così? Assolutamente sì. Siamo arrivati in tutto questo a Mia, che è il tuo nuovo singolo, che poi è nata un po' per caso da un messaggio su WhatsApp da parte del tuo produttore. Com'è sta storia? Confermo. È nata un anno fa, sì, nasce tutto dal mio produttore che è Steve Tarta, mi mandò su WhatsApp una linea di pianoforte, una bozza di base musicale super grezza, per niente elaborata. Dal primissimo ascolto, però, al di là di questo, ho subito avuto chiaro quello di cui avrebbe dovuto parlare la canzone. Sono tornato con la testa quando stavo con la mia ex fidanzata, ho ripercorso tutta la nostra storia e ho cominciato a scrivere tutto quello che provavo quando stavo con lei. Proviamo dolore a sentire queste parole. Ma perché hai dovuto riaprire un cassetto anch'io che avevi già chiuso? Autolesionismo. E allora diciamolo, ragazzi. No, perché alla fine confermerai tu, ma anche molti artisti, ragazzi, l'amore comunque è sempre proprio la prima scusa, no, per iniziare a scrivere una canzone, però può essere anche curativa come cosa, quindi. Assolutamente sì, assolutamente. Certo. Hai chiuso quella. Parlarne comunque aiuta. Hai chiuso quella ferita definitivamente adesso.
Guarda, chiusa definitivamente ti dico di no. Penso che quando hai amato davvero è impossibile ricucire una ferita del genere. Per quello che mi riguarda ad oggi. Ok, certo. Allora stai con noi perché tra poco continuiamo questa seduta psicologica con te. Oltre ad essere un'intervista avrei capito che si parla anche di questo. 266 del digitale, bene, 735 grazie. Di Skype gli amici della radiovisione. C'è Gazzelle Destri, Radio Z, Collettivo Z. A quei momenti lì quando sei con la tua ex fidanzata. Gazzelle Destri alle 16.12 in Collettivo Z su Radio Z, l'Ortex con noi fino alle 16.30. Perché Gazzelle? Perché questa scelta? Guarda, Gazzelle intanto era un artista che nell'ultimo periodo purtroppo mi sono un po' perso e che ho ritrovato con questa canzone. Pur facendo due generi diversi, trovo molte similitudini nei testi. Diciamo che ci piace soffrire, ecco. E questa canzone in particolare proprio me la sento addosso. Beh sì, è bella struggente, come comunque anche la tua, perché a parte il videoclip di cui andremo a parlare tra poco, che è molto significativo, no? Ma anche insomma nel testo, ma la domanda è, ma è una storia che tua personale che hai voluto raccontare tramite il testo oppure per sentito dire? No, questa è assolutamente una storia mia personale che ho vissuto sulla mia pelle, sì, però mi capita di parlare anche di situazioni magari che ascolto o magari mi capita di scrivere dopo aver visto una storia di un film. Questa sì. In particolare è una mia storia. Sì, è la storia della tua ex fidanzata, lo dicevamo anche prima, giusto? Sì, assolutamente. Momenti di difficoltà, perché poi nel racconto e nel testo tu analizzi sia i momenti belli ma soprattutto quelli di difficoltà. Vorremmo sapere quali nello specifico, certo. E come vengono superati? Allora, intanto non è detto che vengano superati, purtroppo, ed è uno dei motivi per cui magari poi una relazione finisce. Personalmente io in quella situazione ero arrivato al punto di guardare l'altra persona negli occhi e non vedere più la magia dell'inizio. Pur essendo giovane, non lo so, per come sono fatto io, quando finisce quella magia lì non ha senso continuare a portare le cose avanti. Certo, ma anche poi la questione dell'accontentarsi, no? Perché alla fine, voglio dire, ci sono situazioni, certo, in cui si può combattere per una storia e altre in cui magari anche no. Ma una curiosità mia personale, ma lei come l'ha presa? Lei l'ha presa, ma ci siamo sentiti, la canzone le è piaciuta, non si è esposta troppo, okay, come al solito. Però come al solito le è piaciuta. Senti, in 30 secondi, dove è nata l'idea del videoclip, che è molto bella, ce la racconti? Il videoclip è stato ideato dal mio manager e dal regista del video, Marco Mannini. Abbiamo messo in luce una delle tante difficoltà che può manifestarsi in un rapporto, in una relazione, è la differenza dello stile di vita, di stato sociale. Certo. A entrambi manca quel qualcosa e quel qualcosa lo trovano l'uno nell'altro. Certo, ma è come se avesse due finali alternativi. Infatti, però, tra poco sì. Ne vorremmo parlare, perché ci devi dire qual è il tuo finale preferito o come volevi far finire tu il video che poi accompagna il tuo nuovo singolo, che appunto si intitola Mia. Scaricate anche l'applicazione di Radio Z. Su Radio Z, 16:18 minuti, c'è in Collettivo Z l'Ortex, nostro ospite. Allora, stavamo parlando del videoclip di Mia, che sembra avere due finali un po'. Sembra quasi come se tu voglia far capire a chi ti ascolta un finale interpretazione, così? Certo, a interpretazione assolutamente. Per quello che mi riguarda, poi senza spoilerare troppo del video, io sono un sognatore, per me alla fine i due riescono a superare le difficoltà che si vedono nel video musicale e si ritrovano, però ripeto, è anche la persona che vede il video, è proprio a libera interpretazione. Comunque per te la potremmo chiudere: vissero tutti felici e contenti, un po' questo è il senso, no? Assolutamente sì. Ok, l'Ortex, rimani con noi, tra poco un game per te stile Collettivo Z. Vai. Su Radio Z, quindi stai lì e preparati, mi raccomando, aiuto. Radio Z, generazione futuro. Ci siamo ancora per qualche minuto con l'Ortex, qui ospite in Collettivo Z, ed è arrivato quel momento lì, ovvero quello del game di oggi, che si chiama Mia o non Mia. Ecco, adesso Simone ti spiega. No, è molto semplice l'Ortex, ti daremo degli oggetti, delle situazioni, e devi dire se sono tue o non sono tue, se ti appartengono o meno, e ce le contestualizzi, ce le spieghi, insomma, va bene? Ok. La nuova PlayStation 5, mia o non mia? Allora, PlayStation 5 non mia, ho la 4 e credo che cambi poco, non intendo comprarla, però posso svelare un aneddoto sulla PS5. Sì. Qualche giorno fa ho fatto una storia Instagram con questo effetto che faceva comparire una finta scatola di una PS5.
l'ho pubblicata, non ho mai ricevuto così tanti DM. Ma cos'è? Ti scioccati, quanto l'hai pagata, dove l'hai presa? Perché non è ancora uscita, credo, la Play 5. Era un ADV falso, in poche parole. ADV falso, esattamente. Poi, il nuovo iPhone 12 Pro, mia o non mia? Anzi, mio o non mio? Non mio, e anche qui ho quello precedente, quindi credo che veramente serva poco. Hai tutti i modelli precedenti, in poche parole. Tutti i modelli prima, sì, sì, esatto. Una Ferrari, mia o non mia? Non mia, attualmente non ho una macchina. Perfetto. La canotta della salute, mia o non mia? La canotta della salute è mia, purtroppo lo devo dire, mia. Oh. Va bene. Ce n'ho parecchie. Oh. Parecchie, non in questo momento. La uso spesso come pigiama, la canottiera della salute. Oh, bello, bello, perché sei uno di noi. La gelosia, mia o non mia? Quando ci tengo, assolutamente mia, purtroppo o per fortuna. Ok, rimanendo più o meno in tema, il tradimento, mia o non mia? No, assolutamente non mio, non mi appartiene. Un animale in casa, mia o non mia? Mia, ho una cagnolina che si chiama Stella. Che bello. Ok, l'ultima velocemente, bellissima. Calzino lungo con sandalo, mio o non mio? Mi deludere? Assolutamente non mio. Ah, peccato. Ritorniamo al 2014 grazie ad una scelta di Lortex, Fragili, Club Dogo e Arisa. A cosa siamo andati a ritrovare? Grazie Lortex, Club Dogo e Arisa, pezzo Fragili. Incredibile. Alle 16:28, pezzo incredibile. Perché questa scelta? Guarda, credo che sia un mix perfetto, cioè ci sono le strofe rappate con una metrica perfetta, un flow incredibile, ritornello super cantato di Arisa e poi un drop allucinante, quindi veramente perfetta. Bravo Don Joe, bravo. Ci sono le domande da parte dei fan che ci hanno scritto su Radio Z Off, partiamo. Sì, allora partiamo con la prima. Giova Gnora ti chiede: cosa pensi delle relazioni a distanza? Guarda, allora non l'ho mai vissuta sulla mia pelle, per come sono fatto io l'amore lo devo vivere ogni giorno e con la persona che amo vicino, cioè non ci riuscirei molto probabilmente a reggere un amore a distanza, però ammiro chi ci riesce e auguro il meglio a loro, ecco. Io non l'ho mai vissuta, quindi posso parlarne poco. Ok. Poi abbiamo Andra ci chiede: il posto in cui scrivi meglio? A casa mia. Pensate, a casa, camera bene. Mia. Faccio avanti e indietro i chilometri camminando e scrivo. Senti, una domanda che ci chiede Alice Danese, ma che in realtà ci siamo fatti tutti: da cosa è nato il nome Lortex? Guarda, Lortex in realtà non ha un significato preciso. Ricordo proprio il giorno preciso in cui nascero, in terza media, ho iniziato a scrivere sul banco questo nome qua, partendo ovviamente dalla radice del mio nome, Lorenzo. Okay. Però in realtà non ha un significato preciso, lo scrivevo, mi piaceva, suonava bene, me lo sono tenuto. Ok, poi c'è l'ultima domanda, Falco Valentina ci chiede: album in programma per il 2021? Dici qualcosa. Guarda, purtroppo non vorrei rovinare i sogni di chi mi ascolta e spera in un album nuovo. È uscito un mio album nel 2019 che si chiama Luce. Quindi adesso purtroppo non è in programma nulla, voglio continuare con dei singoli. Ok, quindi è in programma, quindi è pubblicare nuovi singoli per poi magari, vabbè, però non si sa mai, alla fine l'anno è di preparazione. Vabbè, certo, al momento diciamo che non è in programma, però mai dire mai. Però state tranquilli perché arriverà. Grazie mille Lortex per essere grazie stato con noi, per aver fatto quattro chiacchiere in Collettivo Z, ci si ribecca presto, va bene? Grazie per l'occasione, per tutto il supporto, grazie a tutti. Grande Lortex, un abbraccio, buona giornata. Ciao.